Cari amici, bentrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con le notizie di Borgo Satollo. In primo piano, questa settimana, ci occupiamo del terremoto che nei giorni scorsi ha sconvolto l'Albania. La comunità di Borgo Satollo, da tanti anni, ha un legame con queste terre sostenendo diversi progetti caritativi. Abbiamo incontrato Beniamino Zanardini, del gruppo missionario, che ci ha raccontato com'è la situazione in questi giorni. Beh, la situazione dove operiamo noi, dove opera la diocesi di Brescia tramite la Caritas, lì ci sta Don Gianfranco Cadenelli e quattro suore Dorotee a Such. Vicino a Such si trova in un posto in centrale, centro nord di Burrel, che lì dal 94 ha incominciato la missione diocesana e si trova in una zona montuosa, una zona direi molto povera, poverissima. Però il terremoto lì non è arrivato, ci sono state delle scosse, cioè hanno avuto tanta paura, ma di problemi pochi, perché si trova a 200 km dalla costa mediterranea, da Durazzo e da Tirana, sia interno alle montagne. Ci sono state scosse, sì, qualche calcinaccio, ma cosa da poco. Ci sono anche qui lavoratori nostri, albanesi, qui in zona, che hanno avuto parenti e conoscenti che veramente sono stati feriti. Io conosco una famiglia che ho aiutato a Durazzo, tutti gli anni portiamo giù aiuti perché sono due gemellini di 7 anni, il papà è malato, lavora poco, niente, la moglie lavora ma là prendono 200 euro, in un mese di lavoro prendono 200 euro. Mantenere una famiglia di 4 è un po' difficile, allora ha sempre bisogno di aiuti. In questo periodo purtroppo la casa è crollato il tetto e uno dei gemellini di 7 anni è rimasto sotto, l'hanno estratto delle macerie, fortunatamente lieve ferito è all'ospedale, così anche la mamma. E questo è un problema per questa famiglia che conosciamo da 10 e più anni e hanno bisogno veramente di aiuti, anche perché già avevano bisogno prima, mancando di lavoro perché papà è un po' sofferente, poi perché non hai lavoro, lavora solo la mamma. Purtroppo hanno avuto questo disagio, per fortuna sono salvi, sono ricoverati, lievi fratture, si risanano, però c'è un bisogno, anche lì un bisogno. E poi altri che lavorano qui da noi hanno avuto parenti e conoscenti con vari, uno ricoverato, un trauma, altri così, sono feriti, non sono stati colpiti da lutto, ma sicuramente hanno bisogno per la ricostruzione del loro ambiente, questo è importante. Domenica scorsa la festa del ringraziamento con la messa in parrocchiale, il bilancio dell'annata agraria e la benedizione dei mezzi agricoli. Vediamo il servizio. Domenica 24 novembre la comunità di Borgo Satollo ha celebrato la festa del ringraziamento dal tema Dalla terra e dal lavoro, pane per la vita. Il programma si è aperto con la celebrazione della Santa Messa in chiesa parrocchiale, a cui è seguito un momento in piazza Italo Calvino con la benedizione dei trattori, la presentazione dei lavori degli alunni della scuola primaria e la rendicontazione dell'annata agraria. In una giornata del ringraziamento, si legge nel messaggio della CEI, si ripropone la considerazione che il Paese ha bisogno di riscoprire il senso pieno del diritto dovere del lavoro, di organizzarlo in termini di sicurezza, combattendo la disoccupazione, aprendo prospettive ai giovani, superando gli squilibri tra le popolazioni del nord e del sud, mettendo in atto un adeguato sistema economico che consideri il capitale e le strutture del lavoro a servizio dell'uomo, della piena espansione della sua personalità, della sua civile convivenza. In questa circostanza, continuano i vescovi, auspichiamo per i lavoratori dei campi che la legislazione difenda i loro diritti e li aiuti a superare i vecchi e nuovi squilibri settoriali e territoriali, dando dignità e prospettive di lavoro anche per il futuro. L'annata agraria che quest'anno, quindi parliamo del 2019, è stata segnata in modo particolare purtroppo da grandi eventi calamitosi. La provincia di Brescia è una delle province a livello nazionale più colpite per grandinate e vento forte. Poi adesso, poi questa fase addirittura precipitazione una dietro l'altra senza un minimo di sosta, è chiaro che il 2019 è stato segnato almeno da questo punto di vista negativamente sotto l'aspetto meteorologico.
Per quanto riguarda invece la parte economica della natura agraria, dobbiamo registrare dei fattori discreti. Ecco, il settore latte è fortemente in crescita, grazie anche al prezzo del grana padano, che influisce positivamente sul prezzo del latte. Quindi anche chi conferisce latte che non va a grana padano ha comunque dei benefici, perché comunque è un latte italiano che, a seguito dell'etichettatura obbligatoria con l'indicazione del marchio italiano, è richiesto non solo in Italia ma anche da altri paesi, e quindi il prezzo del latte va su, e questo è positivo. Sugli altri settori, sulla carne è stabile, sul settore ortofrutta ci sono stati dei momenti positivi anche per il florovivaismo, perché anche quella è un'attività agricola importante. Quindi diciamo che che ha avuto un po' di crisi è stato il settore suinicolo per la prima metà dell'anno. Nella seconda metà dell'anno il prezzo dei suini da allevamento, da ingrasso, sta andando su, e quindi c'è delle sensazioni importanti anche da questo punto di vista. La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati a coloro che hanno partecipato al concorso Orto che Passione. Continua il nostro viaggio negli istituti scolastici in vista degli Open Day, per dare la possibilità ai genitori di conoscere meglio le offerte formative del nostro territorio. Siamo stati nella scuola di infanzia Paola Di Rosa, vediamo. Sabato 7 dicembre dalle 10 alle 12 la scuola dell'infanzia Paola Di Rosa aprirà le porte alle famiglie dei bambini nati nel 2017 oppure nati fino al 30 aprile 2018. Le insegnanti e il personale saranno a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie sia per quanto riguarda l'organizzazione della scuola che per quanto riguarda le proposte formative e i laboratori. Tanti sono i punti di forza che la scuola Paola Di Rosa vuole mettere in evidenza. Beh, innanzitutto direi la ricchezza offerta da un collegio docenti giovane, perché abbiamo tutte un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, attivo, coeso e dinamico. La fortuna di avere insegnanti e personale che lavorano in sintonia, che condividono una delicata attenzione verso l'altro, sia esso adulto o bambino, e collaborano attivamente, si può solo riversare positivamente sull'esperienza scolastica dei nostri bambini e sulla serenità con cui i genitori ce li affidano. Questo ci rende anche aperte alla collaborazione con i genitori, creando quindi un clima che chi ci conosce definisce accogliente e familiare. Il secondo punto di forza sono gli orari di apertura estesi e flessibili. Infatti stiamo cercando di dare risposta alle emergenti necessità delle famiglie. Siamo aperte dalle 7.30 alle 18, con varie possibilità e varie soluzioni, tra cui per esempio anche quella di usufruire del posticipo e dell'anticipo anche a gettone. Ed infine non dimentichiamo la cucina interna, quindi abbiamo appunto una dieta varia ed equilibrata con un menù approvato da ATS. La nostra cuoca cura molto con cura ed attenzione, seleziona le materie prime e il pasto viene appunto preparato direttamente in loco e immediatamente servito. Restiamo in tema di scuola e vediamo la presentazione della scuola primaria Don Milani. Nell'istituto comprensivo di Borgo Satollo è presente la scuola primaria Don Milani, composta da 21 classi. Ogni giorno 48 insegnanti formati e preparati accolgono gli alunni in grandi spazi esterni ed interni. Tutte le aule sono ampie e luminose e si adattano alle esigenze degli alunni. Le classi seconde, terze, quarte e quinte sono dotate di LIM che supportano la didattica. Gli alunni utilizzano anche il laboratorio di informatica, composto da 25 PC in rete e un maxi schermo. Ci sono anche aule di sostegno per la didattica inclusiva, fornite di PC. Sono presenti una biblioteca per gli alunni con zona lettura, un atelier d'arte in cui gli alunni possono sviluppare la loro creatività, e una palestrina per le attività di psicomotricità, un'aula di scienze, un'aula magna dotata di LIM e in tre ampi spazi mensa ogni giorno vengono serviti gustosi piatti agli alunni, regolarmente controllati da una commissione e da esperti nutrizionisti. L'offerta formativa è arricchita da numerosi progetti sviluppati da esperti
educazione ambientale, educazione stradale, educazione alimentare e musicale, Code Week, progetto mondiale sul coding. Numerosi esperti di attività sportive, basket, tennis, yoga, tessuti aerei, danza, potenziano l'educazione fisica offerta agli alunni. Per le attività di educazione fisica vengono utilizzati il palazzetto e la palestra della scuola secondaria, il meraviglioso giardino, un orto didattico e il giardino delle farfalle offrono ai bambini l'opportunità di trascorrere all'aperto la ricreazione e la pausa mensa. Durante l'anno scolastico, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche permettono agli alunni di consolidare le competenze acquisite. Per le famiglie che lo richiedono, c'è la possibilità di usufruire del servizio comunale di orario anticipato dalle 7:30 e il servizio ludoteca con educatori esperti. Gli alunni possono fermarsi fino alle ore 18 e svolgere i compiti e giocare con gli amici. Per tutti coloro che desiderano conoscere l'offerta formativa e visitare la scuola primaria Don Milani, è possibile partecipare all'Open Day sabato 14 dicembre alle ore 10. Vi aspettiamo! La Prolocco di Borgo Satollo comunica che, viste le cattive condizioni meteo previste per questo fine settimana, i mercatini di Natale sono stati spostati a domenica 15 dicembre. Mercoledì 4 dicembre, alle 20 in Sala Civica, un incontro promosso dal centro Il Falò per presentare le mete e i programmi delle vacanze studio all'estero in programma per i prossimi mesi. Giovedì 5 dicembre, alle ore 20:30, in Sala Civica un incontro dal tema Assertività, comunicare con gli adolescenti nei contesti informali. Relatore Valeria Legrerzi, educatrice della cooperativa Il Calabrone. Per questa settimana è tutto. Vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.borgosatollonews.it, su Facebook e Instagram. Grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima settimana.